Avevamo 20 anni e oltre il ponte che in mano nemica, vedevamo l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte. Ben ritrovati questa nuova puntata di Avevamo 20 anni. Questo siamo a fine anno ed è tempo anche di fare i bilanci, quindi oggi vi presentiamo uno spaccato dell'attività dello SPIC avvenuta nel 2015. Avevamo 20 anni. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso, siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono, tutti sono uguali, tutti rubano alla stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze e le brucia. La storia da torto da ragione. La storia siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere, oh, tutto da perdere. E poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri, e quelli che non sanno nemmeno parlare, ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può cambiare. La storia siamo noi. Ciao e partiamo. La storia non dà consigli, la storia non passa la mano, la storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano. Adesso vi voglio parlare del confronto che c'è stato col governo, in particolare col ministro Poletti, sul tavolo che lo SPI e i sindacati unitari dei pensionati hanno voluto proprio per discutere di pensioni e delle condizioni dei pensionati. Primo risultato riguarda la no tax area, cioè l'innalzamento della quota di reddito da pensione che non è soggetta alla tassazione. Quindi vuol dire un risparmio anche interessante che ricadrà su tutti i pensionati, in particolare da subito quelli oltre 75 anni. Il governo in un primo momento ci aveva proposto di far decorrere questa iniziativa dal 2017, nelle ultime ore siamo riusciti ad anticipare questo riconoscimento invece al 2016. E adesso voglio aggiornare invece su quello che è un altro risultato importante. Il governo ha deciso
di non detrarre lo 0,1% sulle pensioni. Perché? Perché per effetto dell'inflazione programmata, che è dello 0,3, e dell'inflazione reale, che era dello 0,2 a fine anno, in teoria i pensionati avrebbero dovuto restituire lo 0,1%. Noi come sindacato pensionati abbiamo chiesto al governo, cioè, di soprassedere a questa trattenuta, perché comunque i pensionati hanno già dato in tante altre forme. Penso al mancato riconoscimento dell'80 euro, penso al fatto anche un po' pasticciato della restituzione della mancata rivalutazione degli anni precedenti dichiarati con una sentenza della Corte incostituzionali. Quindi questo è un risultato positivo, sono pochi euro, però ancora una volta si riconosce che comunque i pensionati in questo paese sono già stati tartassati. E poi c'è questa novità dei tagli sui patronati, che non è proprio una novità, perché tutti gli anni il governo continua a tagliare e tutti gli anni c'è grazie alla protesta, all'iniziativa anche del sindacato, e nello spiegare che i patronati svolgono un'attività di garanzia, di diritto della gente, che altrimenti non troverebbe risposte rispetto alla burocrazia, che purtroppo in questo paese è ancora molto alta, però siamo riusciti, dai 48 milioni che erano previsti in un primo momento, insomma, a ridurre una trattenuta, insomma, sarà una riduzione di 13 milioni. Quindi il taglio c'è, rimane comunque un fatto grave, però insomma siamo riusciti a fare ragionare questo governo per valorizzare anche quella funzione sociale che i patronati fanno nell'assistere le persone che hanno bisogno. Avevamo 20 anni. Ora incontriamo il presidente di Federconsumatori Parma, che vi parlerà delle banche e del risparmio tradito. Avevamo 20 anni. La posizione di Federconsumatori sul decreto salva banche è che da un lato riconosciamo la necessità del decreto, altrimenti le banche avrebbero davvero rischiato il fallimento, però riconosciamo anche alcuni limiti e difetti di questo decreto. Innanzitutto è un decreto che più che alla tutela dei risparmiatori sembra mirato alla tutela degli amministratori di queste banche, che vengono salvaguardati rispetto ad azioni penali e risarcitorie, a differenza invece di altri casi recenti, di altri manager che sono stati condannati penalmente per bancarotta. Riteniamo che i 100 milioni messi a disposizione sia una cifra insufficiente per coprire il totale delle sofferenze, e non è nemmeno chiaro bene come potrà procedere questo arbitrato. Non vorremmo che attraverso l'arbitrato le persone fossero poi costrette, come dire, a rinunciare a una parte dei soldi che hanno perso. Noi abbiamo già ricevuto presso i nostri uffici alcune persone che avevano acquistato titoli delle banche coinvolte nel decreto, le famose quattro banche. Vediamo anche che altre banche che non sono coinvolte in questa situazione prefallimentare offrono normalmente dei titoli a rischio che non dovrebbero essere offerti e proposti a una clientela non specializzata. È un fenomeno questo che è molto diffuso, cioè va al di là delle quattro banche coinvolte. Non dimentichiamo che attualmente sono 15 le banche in Italia commissariate da Banca Italia, e numerosissimi sono i dirigenti e manager bancari inquisiti sotto indagine. La vigilanza della Banca d'Italia, possiamo anche aggiungere che è stata una vigilanza insufficiente. Recentemente noi abbiamo presentato un libro dove veniva espresso molto chiaramente l'attività estremamente lacunosa da parte della Banca d'Italia, e stesso discorso vale anche per l'attività di vigilanza della Consob. Per una persona non particolarmente ferrata in materia finanziaria diventa difficile riconoscere direttamente quando un prodotto è a rischio o quando non lo è. Quello che noi possiamo consigliare è di rivolgersi a Federconsumatori Parma, e che avvalendosi dell'attività sia di esperti legali che di esperti in materia finanziaria, può supportare il risparmiatore e il consumatore in una scelta oculata e non a rischio.
avevamo 20 anni. E adesso per lo spazio memoria incontriamo un delegato storico, Adriano Ronchini, delegato del Consiglio di Fabbrica della Tito Manzini. Io ho iniziato a lavorare che avevo 14 anni, perciò sono del 37, del 52. Ero in via Trento, dall'Ottici, facevamo delle macchine agricole, torchi, macchine dalla semina e via discorrendo, diciamo, tutte quelle robe lì. L'esperienza più lunga era la Manzini, che sono entrati nel 62, e lì mi sono buttato anima e corpo nel sindacato, nella commissione interna, sino per 30 anni circa. E il ricordo più bello che dopo è quella delle lotte del 69, che abbiamo, per rinnovare il contratto di lavoro, abbiamo fatto 260 ore di sciopero. Lì era molto dura perché c'era l'inquadramento unico, c'era la parificazione tra operai e impiegati. Gli impiegati avevano 12 scatti al 5%, mentre gli operai avevano soltanto l'1,5%. Perciò l'inquadramento unico e la parificazione, e c'è voluto dare molto da lavorare, insomma, e convincere la gente. E lì gli impiegati non è che rispondevano molto durante gli scioperi. E il vecchio Manzini diceva, quando c'era sciopero, che loro andavano dentro: io non so cosa farne di voi, voglio quelli là che sono fuori. E lì è stato molto, molto interessante, insomma. La lotta che abbiamo fatto è una lotta dura proprio. E quando abbiamo vinto, che abbiamo fatto l'assemblea in fabbrica, è stata una grande gioia. Avevamo anche un rapporto molto bello, nonostante lo scontro con la direzione, e noi cercavamo di essere sempre presenti sul problema, su qualsiasi tema, alla ricerca, aiutare gli operai in difficoltà, tutte queste questioni. Perciò noi crediamo di aver fatto un grande lavoro e siamo riusciti. Dopo, negli ultimi anni, gli ultimi 10 anni, siamo riusciti a coinvolgere anche gli impiegati, gli ingegneri. E lì ci davano delle informazioni, dei rinnovamenti. Perciò eravamo sempre presenti in fabbrica. Non è che volevamo la fabbrica, noi almeno il sottoscritto l'amava proprio, e quando c'era qualcosa che non andava soffrivo. E questo è un problema veramente grande, e con l'aiuto di tanti altri, il sindacato, la FIOM, l'FLM, che lavorava, che c'erano sempre le manifestazioni. Noi eravamo riusciti come Manzini a essere capogruppo, la macchina trainante delle manifestazioni, eravamo sempre presenti alla Fiat. Davanti alla Fiat qui c'erano 260 dipendenti, per esempio, e gli impiegati della Fiat, e noi per fare l'impicchetto, noi eravamo sempre presenti, aiutare le aziende in difficoltà. Eravamo sempre concorsi quando le aziende purtroppo fallivano, a fare le collette e aiutare i dipendenti. Durante il 69, qui succedeva che noi facevamo sciopero all'improvviso, al mattino, e gli operai che abitavano a Fornovo o a Busseto, che dovevano c'erano chiuso, era una spesa. Abbiamo fatto una richiesta come sindacato al comune che stanziasse una cifra per sostenere questi lavoratori, e siamo riusciti. L'amministrazione comunale di allora, adesso non mi ricordo se c'era Baldassi o meno, però abbiamo fatto questo qua. Un altro episodio molto bello lì,
Io ero a lavorare, mi chiamano in direzione. Ronchini, lei ci deve trovare una bandiera del Partito Comunista. E vabbè, non era problema. Allora, lei deve andare a prenderla, perché questo pomeriggio viene una delegazione russa. E allora è venuto che nel pennone a mezzogiorno dopo le due, va là con la bandiera, così stupido. No, tu devi legare la bandiera e tirarla in alto. No, non mi... gli operai, no? No. E allora l'ho tirata io. La bandiera con l'italiana e la bandiera sovietica. Lì sono venuti i dirigenti. Sì, in mezzo alla fabbrica, in mezzo al cortile, dove c'era il pennone. E il consiglio che darei ai giovani è di entrare in fabbrica e mettersi a disposizione della ricerca della fabbrica, di contare, non di essere là che per passare il tempo, ma di essere promotori delle varie iniziative di sviluppo dell'azienda, perché questo era il nostro obiettivo. E adesso purtroppo si è sciolta questa qua, è venuta a mancare, perciò di conseguenza io credo che sia importantissimo, che i giovani che entrano non devono aver paura di interessarsi dell'azienda, perché se noi per esempio andavamo alla ricerca delle macchine, di come si muove, perché l'azienda era il nostro pane e eravamo preoccupati che l'azienda funzionasse, di intervenire. Oggi purtroppo c'è questo slegame, i giovani non hanno più e dobbiamo recuperarle. Avevamo 20 anni e oltre il ponte che in mano nemica, vedevamo l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte.